considerazione la sua proposta, in quanto anche alla luce dei risultati delle origini lontane come prima di sapere, che non era proprio corretto in questo discorso. Quindi io propongo che la richiesta di questo discorsiere possa essere messa in ordine, perché ritengo che in questo momento si vada a girare con le condizioni di questo, perché non ci possiamo perdere giusto di andare avanti e non avere risposte corrette. Noi dobbiamo esercitarci e su un tipo un altro è stato convocato, noi siamo obbligati a dare risposte corrette, sì o no, le condizioni devono essere molto chiare e molto chiare, la città non può aspettare. Abbiamo quindi ritengo che la mia voce è quella di mettere in campo venga convocata la società e che però vengono messi in campo le tre proposte che fanno i consigli del Senato. L'obbligo di mantenere azione il livello occupazionale con la restituzione di tutti i livelli di evitare che il comune possa trovare le stesse mantenute di tutte le sei tecniche, perché il comune deve avere un risultato patrimoniale, anche un tipo. Poi adeguare il canone questo è il suo io. Adeguare il canone Thank you.
di lavoro, ma anzi proponimi con proposte di progetti di aumentare ulteriormente le opportunità di lavoro sul nostro territorio, visto che abbiamo una struttura che ahimè non è che ci ha condotto a tanti scopi dell'interesse di Catoria, ma possiamo con un poco di interesse nostro e di responsabilità in primis verso la cittadinanza di comune dello sport e promuovendo anche da vicino e controllando da vicino quelli che sono i risvolti sul territorio. Allora io mi sono un po' documentato e quindi posso dire che ai sensi dell'articolo 4 del decreto del cittadino del 6 luglio 2012 numero 95 la cosiddetta spend review non certamente esula dal risparmio di una spesa quello che può essere una successione di house a gestione diretta in quanto si va a preoccupare della gestione pubblica in favore del cittadino. Attenzione, non in favore della gestione extra medesima. In questo caso la spend review lo vieta, ma non vieta la gestione in alto diretta dell'interesse della comunità, tant'è che c'è un visto affluenza con delle normative europee senza misura e in contrasto con la possibilità che l'amministrazione non abbia una gestione cioè diretta per la stessa. Ma in questo caso a me interessa semplicemente se c'è un'opportunità un'alternativa di una gestione diretta. E allora questo potrebbe essere un certo di una ulteriore già pronto nell'ambito comunale. E quindi mi sono permesso di fare uno studio di fattibilità per quelle che sono le cose minime che può fare il comune di Catoria per poter fare il posto di lavoro sul territorio, ma ci trovo di più di aumentare questa opportunità. E allora, con un primo gruppo di iniziative fatte di persone competenti, io vi dico che comunque le mie informazioni questa area sportiva si sviluppa su un'ambienza di 24 e quindi si possono sviluppare in base al mio studio di fattibilità una piscina di qualità, un'area teatrale di cristallo e piede, una struttura per l'atletica leggera e aria e palestra, un'area di parcheggio sottotitolo, un campo di corsa esterno completamente riciclato e illuminato, una sala da grande, un locale per ristorazione e la possibilità di trasformare quello che è il lattico di copertura della piscina e del palazzetto in un pianto fotovoltaico a costo zero che crea un ulteriore risparmio senza energia, nonché provvedere al riscaldamento degli antichi con un generatore a olio spalma da 1000 MW che ottiene comunque se distribuito dal sistema GSE che sarebbe colui che paga a chi ci offre un'energia alternativa con spese zero da parte del comune. Consente a completare il